La preghiera del mattino. Soccorsi al momento opportuno. Pace, cari fratelli, care sorelle, la pace del Signore sia con voi tutti i giorni. Vogliamo iniziare la giornata oggi con una lettura da Prima Tessalonicesi, il capitolo 5. Leggendo dal versetto 16, vediamo questo comandamento che accogliamo con gioia. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questa è una meditazione preziosa, però categorica nel modo di presentarsi, perché è scritto siate sempre gioiosi. Non è facile essere sempre gioiosi. Non è facile andare in giro sempre con il sorriso. Infatti le scritture non ci chiedono il sorriso, ma una gioia basata su cose eterne, cose che sono in Dio, che nascono in Dio, che sono preparati per noi in Dio, da Lui. E la prima di queste cose, ovviamente, è il fatto che siamo figli di Dio. Ci ha dato di essere chiamati figli di Dio. E Giovanni aggiunge, e tali siamo. Questa deve essere la base di ogni esperienza. Perché oggi ci sono fratelli che stanno soffrendo tanto, c'è chi è in carcere per la sua fede, c'è chi ha perso un caro, un genitore, un figlio, perché erano in Cristo e servivano Cristo e hanno perso la loro vita. Anche per loro c'è questo comandamento, siate sempre gioiosi. E questo comandamento va bene perché non riguarda la vita di tutti i giorni, il lavoro, i soldi, le prospettive, i piani, ma il fatto che abbiamo una speranza in cielo. Riguarda il fatto che siamo figli di Dio e come tali noi vivremo l'eternità con Dio. Ed è per questo che noi dobbiamo gioire sempre, perché le cose possono andare bene, le cose possono andare male. E pensiamo in modo particolare a chi soffre a causa del Covid, che ha perso un caro, che ha qualcuno in ospedale già da più giorni. Ma anche in queste circostanze la parola rimane valida. Siate sempre gioiosi, perché dobbiamo imparare a gioire per le cose che non sono legate direttamente a questa terra, ma all'eternità, al nostro destino permanente con il Signore. Noi vedremo il Signore faccia a faccia, ed è per questo che oggi dobbiamo gioire, uscendo dagli schemi di questa vita. Rallegrati sempre, dice un'altra versione. Noi dobbiamo imparare individualmente, come anche come comunità, a gioire, a rallegrarsi davanti al Signore. Abbiamo motivo per piangere per certe cose, ma abbiamo motivi ancora più validi oggi per rallegrarci nel Signore. Prega incessantemente, dice la parola, in tutto rendi grazie, perché Dio è con noi. Gesù si è presentato in mezzo a noi con questo nome, Dio con noi, Emanuele.
e Dio oggi è con noi. Vogliamo rallegrarci veramente perché il Signore è fedele, il Signore è buono, il Signore manifesta la sua bontà in verso di noi. E al punto che anche quando fossimo in carcere per la nostra fede, ancora di più, questa promessa è per noi. Sia lodato il Signore è buono verso di noi. Alleluia.